Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Neopadri. Molti di voi mi hanno chiesto: Mario, perché non ci fai un video per spiegare come funziona la normativa sui seggiolini auto? Me volete proprio male? Eh sì, perché sono andato su internet a cercare un po' la normativa sui seggiolini auto e devo dire che è veramente un grande ginepraio. I seggiolini auto per bambini vengono divisi in gruppi e variano in base al peso. Seggiolino auto gruppo 0, per bambini di peso fino a 10 kg, e sono comprese le cosiddette navicelle, ovvero delle culle imbottite da fissare con delle cinture al sedile posteriore. Seggiolino auto gruppo 0 più, o 0 plus, come dicono i più chic, per bambini fino a 13 kg, di uso un po' più esteso rispetto a quelli del gruppo 0, ma non includono le navicelle, bensì gli ovetti, e vanno posizionati nel senso contrario di marcia. Seggiolino auto gruppo 1, dai 9 ai 18 kg. Con questo gruppo è possibile lasciare attivo l'airbag e mettere il seggiolino nel sedile anteriore della macchina, nel senso di marcia. Seggiolino auto gruppo 2. Peso del bambino dai 15 ai 25 kg. Sono sostanzialmente dei rialzi per il bambino per poter utilizzare le cinture di sicurezza. In questo caso, se l'altezza del bambino è inferiore ai 125 cm, occorre comunque la presenza dello schienale. Seggiolino auto gruppo 3. Peso del bambino dai 22 ai 36 kg. È praticamente lo step successivo del gruppo 2. Ma va? Con il raggiungimento del bambino di un'altezza di 150 cm si può passare alle normali cinture di sicurezza. Alcuni prodotti che trovate in commercio possono rispondere alle caratteristiche di più gruppi, ad esempio i modelli misti. In tutti i casi, comunque, usando prodotti certificati, vi consiglio assolutamente, ma forse non ce n'è bisogno, di seguire le istruzioni del costruttore. Perché può capitare che arriva il nonno, lo zio, ma non ti preoccupare, faccio io, non ti preoccupare, adesso lo metto io, e poi il seggiolino salta. Le sanzioni per chi non utilizza il seggiolino adatto al proprio bebè variano tra gli 80 euro e i 323. Accumulando poi due sanzioni di questa tipologia nell'arco di 2 anni, si può incorrere nella sospensione della patente tra i 15 giorni e i 2 mesi. Perché quindi rischiare di rimanere a piedi, ma soprattutto rischiare la vita del vostro bambino? E poi, con 80 euro ci potete fare una bella mangiata al ristorante con tutta la famiglia. Con 325 vi potete fare un bel weekend alle terme, ad esempio. Quindi perché dover regalare questi soldi? Mi raccomando, ne va della sicurezza dei vostri bambini. Nella descrizione di questo video troverete un link su Amazon per poter andare a vedere i prezzi dei maggiori seggiolini oggi in commercio. Spero che vi possa essere utile. Adesso un appello alle mamme. Se pensate che questo video possa essere utile a vostro marito, vi invito a condividerlo. Invece per i padri, se avete il classico parente "non ti preoccupare, ci penso io", assolutamente fategli vedere questo video e spiegategli che non stanno proprio così le cose. Iscrivetevi al canale, condividetelo sui social e mettetemi like. Ciao a tutti!